L'ingegnere Carmelo Paratore è il nuovo sindaco di Falcone e con la sua elezione si conclude formalmente la gestione commissariale. Per l'ex sindaco una vittoria netta su Pasquale Bucolo, 1131 contro 773. E come è avvenuto a Oliveri, anche qui dai primi parziali verdetti si è compreso che avrebbe vinto anzitempo. Con Paratore si è imposta Valentina Certo con 377 preferenze per il Consiglio Comunale. Questa vittoria non è mia, solo mia, non è della mia persona, è di tutti i ragazzi che ci sono per questi 3 mesi, che ci sono stati dietro in maniera incessante, senza mai farci mancare il loro sostegno, il loro apporto, senza risparmiarsi su niente nell'organizzazione, nottate intere passate a cercare di organizzare. La vittoria è quasi esclusivamente loro, non mia, non è una vittoria mia, è una vittoria di un gruppo che è granitico, eccezionale. Riprende quel discorso che era stato interrotto alcuni anni fa? Certamente, non si può fare altrimenti. Meno male che il commissario, a cui io faccio i miei ringraziamenti, veramente è riuscito a salvare la stragrande maggioranza dei finanziamenti importanti che erano già in essere con la mia amministrazione. Cercheremo di recuperare il tempo perduto intanto in questo settore, perché sono finanziamenti molto molto importanti per la comunità. È chiaro che ci dedicheremo pure ad altri settori che sono trainanti per la nostra economia e che devono servire da volano affinché il paese di nuovo riparta. Io dico riparta, non dico si è un po' fermato, ma ha fatto una sosta, diciamo. Un messaggio a Pasquale Bucolo lo facciamo? Pasquale Bucolo, siamo compagni di infanzia, abbiamo incominciato insieme a fare associazionismo. Capisco lo stato d'animo in cui si trova, perché mi sono trovato spesso pure io quando perdevo, perché in politica si vince e si perde, ma no, no, non perde la persona, non perde l'individuo, perde solamente il politico, che è una cosa naturale. La persona Pasquale non ha perso, perché rimane sempre l'amico che è stato, che lo sarà sempre, e insieme a Pasquale sono sicuro faremo tantissime cose utili per il nostro comune.